e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Come sempre chiedo scusa delle condizioni pietose in cui mi sto presentando ultimamente, ma avevo un quarto d'ora di tempo contato ad orologio, quindi ho deciso di fare un velocissimo svuota la spesa Lidl, visto e considerato che sono andata e ho trovato davvero tantissime cosine interessanti. Per chi fosse della mia zona, il Lidl, che sta all'inizio di Pagani, quindi al confine tra Pagani e Nocera Inferiore, in questi giorni è fornitissimo. Quindi io farò in modo di caricarvi questo video, credo tra oggi che è lunedì massimo, penso stasera massimo, domani che è martedì, in maniera tale che se qualcosa vi dovesse interessare lo trovate ancora, perché davvero c'era di ogni... non ho mai visto, non l'ho mai visto così fornito. Detto ciò, vi dico che ad esempio la linea acqua gel, quella col celestino, c'era tutta. Mi sono dovuta mordere le mani per resistere, perché ho ancora qualche referenza in scorta. E comunque ho deciso di fare un po' di utilizzo dei prodotti che ho in scorta e quindi di terminarli prima di comprare altro, perché sinceramente ho tante cose. Detto ciò, poi ci aggiorneremo nel prossimo video, in cui farò un video decluttering barra terminati del mese e vi specificherò cosa intendo. Ora vado veloce perché il tempo è sempre tiranno, con scontrino alla mano perché ho una memoria pessima e i prezzi non me li ricordo, solo dei miei prodotti preferiti. Allora, vado veloce, stavo vedendo che un prezzo, il Lash Spremus era marcato a 1,89, in realtà qua sta scritto 1,99, ne ho presi due pezzi, quindi in realtà, vabbè, va bene così. Allora, Lash Spremus, penso che ve ne ho parlato fino a farvi sanguinare le orecchie, è una più senza. Io sinceramente qua dice rimuove i germi e batteri, ma una di voi mi ha detto non, tecnicamente se non sta scritto presidio medico chirurgico non è igienizzante, ma io lo utilizzo perché ho il lavandino in vetro in una resina particolare e solo lui me lo smacchia, premettendo che lo spruzzo, lui fa la mousse e quando la mousse si scioglie pulisce e smacchia l'impossibile. Ovviamente non ha senso spruzzarlo e passarlo, cioè nel senso ho visto tante persone utilizzarlo in questo modo, secondo me è un modo abbastanza, è un modo scorretto tecnicamente per il prodotto, perché è una mousse, quindi per agire deve sciogliersi lui, a me si scioglie e mi smacchia l'impossibile. Ve lo consiglio, io non posso vivere in casa senza questo prodotto, ne avevo un paio in scorta, un paio giù in garage, però stavo in offerta e l'ho preso comunque, sono 800 ml e a me piace questa versione rosa, c'è in varie versioni, l'ho provata, però qua dice addirittura più mousse, nuova formula, formato maxi, questo dovrebbe essere più grande del formato che io compro normalmente, devo controllare, e mi piace tantissimo, ve lo consiglio, occhi chiusi. Poi dischetti sì, li avevo praticamente finiti completamente, sono andata a Lidl per questi, ho trovato il mondo e quindi ho fatto spese. 100% cotone, maxi a mio avviso sono i migliori, io uso questi qua un po' più grandi che non sono esagerati ma sono belli, visto che come vedete ho una faccia, ecco, burrosa, io dico non sono grassa, sono burrosa, e ottimi, 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 per 1,09 euro, sono 70, sono buoni, non si sfaldano, non hanno cuciture, non vi graffiano, ottimi, vi faccio al volo anche la recensione. E ne ho presi, giusto per essere chiari, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, cioè per la serie non mento, anziché andare girando e vedendo le offerte, recupero tempo e vado direttamente con loro. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta sono questi maxi rotoloni, Regina di Cuori della Regina, carta super assorbente, sono 6 ed erano in offerta 4,79 euro. Mi sono piaciuti perché c'erano altri della linea XXL in offerta, ce n'erano due in più, ma erano doppi la metà, quindi praticamente fondamentalmente ho calcolato che c'era più, più prodotto in questi, fermo restando che erano più belli. Adesso ci sono le edizioni con i cuori perché ci avviciniamo a San Valentino, mi sono piaciuti tanto e quindi ho preferito loro, ero completamente rimasta senza.
Poi, cosa ho preso? Cosa ho preso? Cosa ho preso? Ho preso il sapone liquido, questo qui di questa nuova edizione, per provarlo. Io quello lì della Lidl non lo sto comprando ultimamente perché sono sia 500 ml a 99 centesimi e tecnicamente converrebbe, però a me mi secca troppo le mani, siccome io sto sempre con le mani a lavare, pulire i bambini, sono due adesso, e ho voluto provare questo perché dice Bios, sapore liquido con arga e calendula bia, dovrebbe essere addolcente ed emolliente, non dovrebbe quantomeno seccare. Sono 300 ml e questo l'ho pagato 1,69 euro. Effettivamente la differenza di prezzo c'è, però vi dico la verità, quello mi secca troppo le mani. E un altro che mi ha ispirato tantissimo a 1,99 euro è questo qui, sempre della stessa linea, alla Commenta in Malvabio, su sempre 300 ml a 1,99 euro. Ho detto ma perché no, proviamolo. Io di detergenti intimi ce n'ho uno in doccia, uno fuori, si consumano, e volevo provare qualcosa per cambiare. Non ho trovato il mio preferito, che è della PH Bio, sto utilizzando l'ultimo che avevo in scorta, e quindi ho detto vabbè, proviamo questo per cambiare. Poi ho preso le due versioni degli struccanti occhi perché volevo provarle e soprattutto ve le volevo recensire, volevo vedere se c'erano differenze. A me sembravano abbastanza uguali, però ho detto vabbè, tanto per 1,99 euro, perché questi mi ricordo, struccante occhi 1,29 euro e 1,99 euro, no, aspettate un attimo, gli struccante occhi sono due, struccante occhi 1,29 euro, mentre l'altro... lo stesso, quindi volevo sinceramente provarli. Sono 100 ml e 100 ml, sinceramente questo, anche questo è bifassico, e adesso l'ho agitato un pochettino nella busta e si è miscelato, ma fra poco tornerà alle due fasi. E sinceramente mi hanno ispirato, siccome io questi ne consumo a morire, li fanno in genere sempre piccolini, ho pensato non faccio fatica a smaltirli, non ne ho tantissimi scorta, quindi li prendo, anche perché io sono abbastanza incisiva con i prodotti, cioè nel senso, se un prodotto mi brucia, preso per gli occhi, mi brucia, o lo butto o lo regalo, insomma, non è che sta lì a prendere polvere o lo forzo, perché gli occhi sono una cosa delicatissima e consiglio di non forzare. Poi, un'altra cosa che mi ha ispirato, sempre della CN Nature, di questa linea, c'era anche la crema, c'era anche la crema viso, crema mani, ma non ho voluto azzardare perché ne sono piena. 200 ml questa acqua micellare. Ripeto, io sono molto diretta con i prodotti, quindi voi lo sapete, se un prodotto non mi piace io non riesco a utilizzarlo. Quindi lo proverò e vi aggiornerò. Ah, e questa qui all'avena l'ho pagata a 1,99 euro. Ragazze, per 200 ml è davvero poco, quindi se può fare, dice qua anche CN Nature, ero curiosissima. Poi ho preso questi perché mi sono piaciuti tantissimo, li ho visti in una storia Instagram della regina dell'Ido, Elisabetta R, della Queen, ciao Elisabetta, un bacione. E ho preso due col gingerbread, questi gel igienizzanti che penso avranno anche un profumo meraviglioso, due con l'arennina perché mi piacevano troppo troppissimo, e uno con questo qui, con il adesso sentirò le profumazioni e deciderò se andarne a prendere altri, ma fondamentalmente cioè che sono usciti da me dopo Natale, non trovo proprio il senso, però voglio dire, fondamentalmente siccome escono di continuo, penso che mi conserverò il porta oppure ricaricherò direttamente il dosatore e pace amen. Poi
poi proprio cosa ho preso? Mi ha ispirato tantissimo e qui ho ceduto, ma ne ho preso giusto una per provarla perché non l'avevo mai provata. Con la certificazione EcoCert, questa Nivea Naturally Good aloe vera bio, che credo farò dopo che avrò terminato questo video perché me la merito. E questa l'ho pagata, maschera, 1,99 €. Sinceramente i prezzi erano davvero davvero buoni e ho ceduto. Tanto voglio dire, sono maschere monouso, quindi le metto e via, non ci pensiamo più. Un'altra cosa che invece mi ha ispirato tantissimo e non ho potuto lasciare lì era questa crema della Garnier Bio, Rosy Glow 3 in 1, crema antietà illuminante, ruse, nutre, rassoda e illumina con vitamina C. Tanto per cambiare, sono di corsa, ve la voglio aprire. Perché come si può essere più maturi, cioè meno maturi di così, nel senso di dire mi piace il packaging, mi piace che è rosa, mi piace che c'è in più la vitamina C, ma non è una crema la vitamina C, ma c'è dentro. Per pelli spente, non è il mio caso perché io mi lucido con niente, però una coccola di luminosità per la tua pelle, però se è luminosità e non lucidità va ancora bene. E questa l'ho pagata, la crema Nivea, l'ho pagata, aspettate un attimo, dice te lo puoi preparare, sì io me lo preparo, solo che poi mi dimentico, 6,99 €, tra le tante cose, sono i canonici 50 ml, ci aggiorneremo anche su questo, spero prezzo. A 2,29 € il classico ketchup della Heinz, mio figlio impazzisce per il ketchup, io credo che tra i tanti questo sia il migliore, ci piace e adesso ha in uso la versione enorme, questo però tutto sommato insomma l'ho trovato abbastanza buono, sono 400 ml. Ne compriamo sempre uno quando inizia a utilizzare l'ultimo in scorta in dispensa e quindi l'ho preso. Poi c'è l'altro premusso, ho quasi finito, Winnis, piatti concentrato con lime e fiori di mela, secondo me aveva una profumazione interessante, in più anche per il discorso riciclare meglio, anche se questa busta sembra in plastica, vabbè sarà qualche plastica, dice addirittura vale come 2 litri di un normale lavapiatti ed è 1 litro. E questo l'ho pagato, chiedo scusa, il ketchup qua sta marcato 1,59 €, quando invece a scaffale era 2,29 €, stasera per la serie sto dando i numeri, e vabbè, consentitemelo, di tanto dopo una giornata di lavoro, 2 bimbi piccoli e le corse di qua e di là, adesso dovrò anche posare tutta questa spesa, consentitemelo. Stavamo dicendo il prezzo di questo, vattene a pesca, 1,59 € ed è 1 litro. Io ho comprato un dosatore su Amazon, lo sto testando, sto vedendo come mi trovo e poi ve ne parlerò. Un po' per mancanza di tempo, non ve ne ho parlato prima, un altro po' perché io non amo molto fare video e parlarvi dei prodotti che acquisto senza potervi dare un feedback subito, nel senso magari io poi non mi ci trovo, voi nel frattempo avete visto un mio video, vi è venuta voglia, l'avete comprato, io vi ho consigliato una ciofeca, vi ho fatto un riassunto per farvi capire come la penso e il genere di qui, quanto possano, io li devo prendere i biscotti della Plasmon, stavo lì e li ho presi perché mio figlio ne è vagliotto, 4,49 €. Questo è il pacco dai 6 mesi in poi, sono 15 confezioni di biscotti salvagusto, questi sono quelli che si sciolgono facilmente nel latte perché lui a ogni poppata ne prende 3 sciolti dentro. Non amo comprare il biscotto granulato perché per me, come mio marito dice, che quelli sono gli scarti di altri biscotti che vi fanno pagare il doppio perché è già granulato. Mi fa impressione pensare che sono gli scarti e quindi vado a comprare direttamente questo. Ora io non so, hanno sicuramente tutte le certificazioni del campo, però questo a volte glielo inizio a dare anche un pochettino in mano, mi dà più sicurezza e quindi compro questo. E poi ho comprato questa per farglielo provare, la merenda, io in genere sto comprando quelle della Mio, invece adesso ho comprato questa qui, la merenda dei bambini, latte e biscotto.
240 grammi, sono due confezioni, per provarla, per vedere se magari gli piace di più della mia. Io poi me ne accorgo da come lui la mangia, perché io più o meno glielo do sempre 2 ore dopo la poppata, il pomeriggio per far merenda, perché la frutta gliela danno la mattina al nido, e quindi per variare il pomeriggio io gli do proprio le merende, per vedere se gli piace, insomma, come si trova, se magari la preferisce alla mia. E questa le ho pagate la confezione da 2, 1,45 euro. E infine i miei adoratissimi Golia fruttacce 2,15 euro. Questa io e la mia collega ne andiamo pazze, me la porto in ufficio e ce le facciamo uno scatolino fuori in 2 o 3 giorni. Ci piacciono, sono simpatici. E qua dice aiuta il tuo sistema immunitario senza zucchero e vanno bene così. Detto questo, vi saluto. Vi ho mostrato tutto, spero come sempre che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi abbia tenuto compagnia. Detto ciò, voi lo sapete, io non lo do mai, 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 mai per scontato. Ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti e ovviamente se state vedendo questo video per la prima volta e vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale. Un bacio, chiedo ancora scusa per la mise di questa sera, ma ho fatto il tutto in velocità. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.